chiedere la stessa cosa che chiediamo sempre, un posto dove possiamo organizzare e lavorare legalmente e dignitosamente. Ma noi abbiamo fatto una communication per fare questa manifestazione, perché dopo il primo manifestazione fino adesso non c'è nessuna chiamata. Noi abbiamo ribadito il nostro voglio di incontrare le autorità per discutere, per trovare un posto dove possiamo lavorare legalmente. Poi abbiamo fatto la comunicazione il 1 giugno, poi dopo il 1 giugno fino al 9 giugno abbiamo ricevuto un provvedimento che ha detto che sotto il comune voi non potete stare, come se noi siamo un problema, siamo in disagio per il comune, per Salerno. Allora io ho detto a tutti i ragazzi di rimanere a casa perché non vogliamo creare disagi, non vogliamo creare un tempo come se facciamo la guerra. Vedete qua come se una cosa succede, come se sono delle cose. E noi, come dico sempre, come diciamo sempre, noi siamo già ormai salentani, non vogliamo creare nessun disagio per il comune di Salerno né per i salernitani. Per quelle che noi abbiamo detto e ribadiamo di chiedere un posto dove possiamo lavorare. Poi un'altra cosa che voglio chiarire a tutti i salernitani, perché alcuni di loro dicono ma perché questi non pagano i tassi. Io dico allora, noi paghiamo i tassi prima che l'Italia, prima degli italiani e meglio degli italiani, perché noi se non paghiamo i tassi non possiamo prendere permesso di soggiorno. Quindi noi ogni anno facciamo dichiarazione di reddito, paghiamo quello che dobbiamo pagare, poi pure gli altri pagano, ma non è che loro vedono uno che vende controfatto qualcosa, generalizzano, non è così. Noi senza pagare i tassi non possiamo avere pensioni, quindi noi lo paghiamo sempre, solo qui.